Amici della GAPS! Mi piace la storia. Buongiorno, buonasera a tutti, amici e amiche della GAPS. Siamo a Rimini ed è partito il GAPS Street Tour 2018. C'è dell'amore nell'aria, lo sentite l'amore nell'aria? Abbiamo appena effettuato le prime prove qui dentro. In buona sostanza, che faremo qua? Allora, venderemo le magliette per strada come marocchini. Tanto non ci cacciano, facciamo. Guarda modelli che si vede la maglietta. Tra un paio d'ore andiamo giù in spiaggia con le magliette, facciamo una passeggiata, ne vendiamo qualcuna. Rimorchiamo qualcuno. è proprio l'atteggiamento di Rimini. Siamo a Rimini, tocca fare i riminesi, non è che. Dio boh, senti? Bravissimo, molto riminese. Abbiamo mangiato già delle piade perché siamo qua da un paio di giorni e tra una settimana suoniamo al Giardino qua a Rimini e dopodiché partiamo per il sud Italia. Non abbiamo ancora deciso sicuramente dove. Lo sa? Minia, tutta trotta, minia. Secondo giorno di prove, abbiamo suonato ieri, è stato molto divertente. Con il nuovo setupino mini batteria di Ene. Ma che come cazzo sono andate le prove di ieri? Abbastanza bene. Ti sei divertito? Moltissimo. Poi la sera, insieme al buon Marco e al bel Pilutti, abbiamo suonato in città. Ed è stato divertente. Sì, molto divertente e entusiasmante, proficuo e redditizio anche aggiungerei. Sì, dai, diciamo che alcuni di noi non hanno avuto dei set clamorosi. Tipo lui. Scherzo. Dai ragazzi, facciamoci una suonata, va. Stiamo provando il pescatore di Andrea versione BFM. È tosta. Come avete visto siamo in quella bella casa di campagna semi attrezzata, c'è un ottimo pianoforte con cui basta, senza servizi igienici, la possibilità di suonare accordato, più o meno accordato, con la possibilità di suonare 24 ore su 24, quindi anche di notte, di giorno, possiamo fare casino, amplificatori a manetta, quindi è tutto molto divertente. Adesso, gente che abbiamo un frigo pieno di birra. Avevamo un frigo pieno di birra. Abbiamo un frigo mezzo pieno di birra. Mezzo pieno di birra. Pieno, vale. Enea è a mangiare i cappelletti della nonna e noi andiamo al centro commerciale a fare un po' di spesa di essenziali. Mi si può vedere. Allora Marco, adesso che siamo tra noi. Così ho belli i capelli invece. Come andiamo? Bene, abbastanza bene, nel senso tu distruggi cose, noi siamo bravi a suonare, a tutto secondo. Stiamo facendo delle prove molto molto divertenti per quanto mi riguarda. Poi abbiamo questa vista su questa campagna che è ispirante. Stiamo mettendo su un po' di nuovi pezzi per il mercato italiano, no? Noi ormai... Ormai siamo standardizzati sull'estero, quindi abbiamo molto repertorio nazional popolare, famoso internazionalmente. Internazional popolare, possiamo coniare questo nuovo termine. E adesso stiamo lavorando anche a un repertorio anche più di... ricercato, che comunque gli italiani conoscono, quindi aggiungiamo qualche pezzo di Dalla, di De André, abbiamo aggiunto De Gregori, e anche abbiamo aggiunto delle tarante, delle tarantelle con Frank al tamburello, insomma. Mi piacerebbe che questo prossimo mese che passeremo in giro per tutta Italia a suonare, con piccola tappa in Germania, fosse appunto dove ritroviamo le nuove basi di questo rock con forte radici nella musica popolare. Marco e Frank stanno lavorando al pescatore di De André, l'intro e gli intermezzi. Lavorano con alacrità questi due ragazzi. Guardateli che belli. Come avete visto, la stiamo provando questa canzone, quindi vogliamo farla al meglio e i ragazzi ci danno dentro. In tutto questo, domani finalmente suoneremo al Giardino a Rimini. Al Giardino del Re. Abbiamo preparato stamattina la scaletta,
Siamo pronti a farli saltare? Decisamente. Cavolo, ha voglia. Ho fatto una scaletta. Amori! Stiamo andando in piscina per la seconda volta in poche ore a fare un aperitivo per il festeggiamento del raggiungimento della patente, quindi il rinnovo della patente. Ah, è vero! Del proprietario dell'albergo, perché noi conosciamo un certo importante. Ancora chiacchierate. Amici! Qua siamo al nostro penultimo giorno a Rimini. Ce la godiamo un po'. Prima. Ce la godiamo, ci sta il tramonto del Re Leone, guarda. Quello della scena iniziale. E niente, siamo un po' tristi alla fine della fiera. Sì, anche perché ragazzi, secondo me in un mese di in giro per suonare per strade, un posto qualcuno così. Qualcuno lo perdiamo. Qualcuno lo perdiamo e un posto così non ci ricapita. Ragazzi, Rimini è sempre Rimini. Io ho detto di stare un mese, no? Non volete venire. No, mi ricordo che. Vado senza venire. È finita così. Pizza. A bordo piscina. Eccoci qua! Come nel nostro travel. Mi metto gli occhiali. Vai, vai. Come nel nostro travel vlog episodio 3, Paolo Sgallini con noi. Siamo... Ciao belli! Ci ha offerto la colazione a tutti e noi quattro. Guardate com'è fricchettone. Smettila che ho una reputazione. Niente, stiamo facendo una piccola riunioncina pre-partenza per il tour. Abbiamo avuto i consigli del vecchio. Del saggio, stavo dicendo saggio. Del saggio Sgallo. Stasera si suona al Giardino a Rimini. Sgallo suona alla creperia con l'orchestra di Woman Band. Ci rivedremo per un'ultima birretta stasera. L'orchestra di Woman Band. Sì, ciao. Con l'orchestra di Woman Band. Ciao, va bene, ci vediamo stasera per una birra. Quando eravamo a Ludwigsburg, dato che non avevamo spazio per riportarceli, abbiamo lasciato nel camper. Abbiamo lasciato nel camper dello Sgallo i premi. Quello era così, eh? E l'ho rotto. O era già rotto o ovviamente l'ho rotto. L'ha rotto. I premi dell'anno scorso e di 2 anni fa, che quindi adesso ci riprendiamo. Grazie Sgallo di averci ritenuti in caldo. Dai, magari l'anno prossimo potrei averne uno anche tu. Io ho posto il mio. Adesso sono vecchio per queste cose. Allora, com'è andato questo video? Non me l'aspettavo. Neanche io pensavo fosse una foto, mi ero messo così. Com'è andato sto concerto? Ah, bello, ho sbagliato 28 introduzioni, 40 intermezzi, 18 stacchi, quindi... Ma è solo il primo, perché è solo il primo. Ma non è vero, non ho sbagliato quasi niente. Siamo dei grandi, raga. Checco, vieni qua. Ragazzi, abbiamo avuto una guest star. Checco Guerra, fratello di Enrico, si vede anche. Worst Brothers. È stato molto bello, è stato un concerto, è stato un grande concerto. Figo. Dovremo smontare, ma tra un po', adesso ci beviamo qualche birretta, poi smontiamo. Stanotte torniamo a casa a dormire un pochino, domani smontiamo i posti dove abbiamo dormito, carichiamo la macchina e partiamo. Ma questo lo raccontiamo... Saletto. Così paga. Ma questo ve lo raccontiamo nel prossimo video. Questo episodio del nostro travel vlog finisce qui. Come sempre ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, cliccate la campanella, seguiteci su Facebook, su Instagram soprattutto, state aggiornati. Viva la Gaps! Viva la Gaps!